Oggi proviamo a rendere il task manager che abbiamo fatto l'altra volta conversazionale. Quindi l'obiettivo di questa ora e mezza ormai è di realizzare questo task manager conversazionale. Quindi voi potrete scrivere al vostro, alla vostra interfaccia conversazionale: dammi la lista di tutti i task. Qual è il secondo task di oggi? Aggiungi un nuovo task e gli dite che cosa volete aggiungere. Quindi che mima quello che abbiamo fatto con le API REST della settimana scorsa, come webhook di API. Quindi API parlerà con il nostro server, che non sarà più un server REST a questo punto, sarà un server che risponde esattamente alla richiesta che API gli va a fare. Questa richiesta si chiama appunto una richiesta tramite webhook, quindi il nostro server farà da webhook, che permetterà appunto all'agente conversazionale di dare tutti i task di un utente, esattamente come l'altra volta. I task saranno su un DB, sul mio PC, in questo caso sul server, e prendere un task specifico, quindi dammi il secondo task, il terzo task e così via, e creare un nuovo task. E per la parte di codice partiremo dal progetto fatto l'altra volta. Quindi se l'avete ancora, se non l'avete, scaricatelo, perché partiamo da là, perché è già tutto in parte fatto. Vi ricordo cos'è un webhook, ve l'ho già detto settimane fa, ma meglio riprenderlo. Un webhook è una callback HTTP che risponde a una post quando qualcosa capita. Quindi per esempio un semplice event notification tramite post. Sì. Se metto il link di Pablo, mi dà che è uscito qua. Della settimana scorsa. E quindi un'applicazione web che implementa un webhook risponderà a una post a un determinato indirizzo, uno solo, non avrà come REST 4-5 indirizzi diversi. Una webhook avrà un indirizzo solo a cui risponderà con la post, basta, nient'altro, e che verrà chiamato da un servizio esterno, in questo caso API, quando qualcosa accadrà. In API come funzionano i webhook? I webhook sono un metodo per passare informazione. Noi ovviamente, se voi immaginate l'agente conversazionale, noi gli chiederemo dimmi tutti i task. I task saranno diversi da persona a persona, quindi non possiamo memorizzare l'elenco dei task direttamente su API. Potremmo memorizzare ciao, come va, questi tipi di conversazioni su API. Nel momento in cui andiamo a inserire dei task, delle cose che cambiano, che sono legate agli singoli utenti, che sono legate a una parte nostra di programmazione, dobbiamo necessariamente memorizzare da qualche altra parte e collegare API, che è il posto che ci permette di effettuare una conversazione in linguaggio naturale, con questo qualche altra parte. E il modo preferito di API per farlo è attraverso i webhook. Come funzionano i webhook su API? C'è l'utente qui che parla in qualche modo con API, quando non sa come rispondere a una determinata richiesta, perché non ha quell'informazione, chiama questo servizio esterno. Quindi chiama una post a un indirizzo che gli dite voi, su un indirizzo HTTPS pubblico, quindi localhost non va bene, su un indirizzo HTTPS pubblico. E queste API esterne può essere o un web server vero e proprio o un piccolo wrapperino davanti a un database che ritorna direttamente le richieste, eccetera eccetera eccetera. Quindi API fa una post a questo servizio con un determinato formato, questo servizio fa quello che deve fare,
il nostro server in questo caso farà quello che deve fare, compone un JSON nel formato che vuole PII e glielo manda indietro. E PII legge questo JSON in automatico e risponde nel canale su cui stava comunicando all'utente. E come vi ho appena detto, PII richiede che i webhook siano su HTTPS e su un indirizzo pubblico, quindi localhost non va bene, 127.0.0.1 non va bene e così via. Allora, un modo per farlo è realizzare un software, un server e poi pubblicarlo online da qualche parte con un certificato, che è uno dei due modi, un modo. L'altro modo che useremo noi, perché è un po' più pratico, è usare questo tool che si chiama ngRock, che è un tool gratis, non è da installare, è per tutti i sistemi operativi, lo scaricate, una sorta di doppio clic sopra e lui funziona. Cosa fa ngRock? ngRock collega un qualunque server che gira in locale sul vostro computer, su una qualunque porta, glielo dite voi, con un indirizzo pubblico su internet, sia sotto HTTP che sotto HTTPS. Fa un tunnel tra il vostro PC e il loro server. Ed è molto pratico per delle demo, per fare un test di un software, per sviluppare anche un software senza dover fare tutte le volte il deploy su un server pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi lanceremo ngRock sul PC e vi faccio vedere come, anche perché sennò non riusciamo a usarlo con i PII. Il server girerà sul vostro computer, sulla porta 4567 come girava la volta scorsa, e ngRock si preoccuperà di mappare quel server sulla porta 4567 su un indirizzo che vi dà ngRock pubblico su HTTPS. ngRock, giusto per... E questo, potete evitare il setup, basta il download e appunto vi permette di... Cioè, per tutti i sistemi operativi, ARM e non ARM, Linux, Windows, Mac, e uno zip si scompatta e si esegue. Non bisogna installare niente. Allora, prima di tutto... Ok, poi il risultato di quello che faremo oggi sarà su GitHub, il link è già su DIR, e se ci cliccate sopra come ha fatto lui verrà 404 not found, perché non l'abbiamo ancora fatto, è ancora vuoto quel repository, e in quel repository oltre al codice ci sarà anche un file zip che contiene le impostazioni che abbiamo dato a PII, quindi tutta la conversazione che abbiamo creato su PII. Ok, allora, per prima cosa ngRock. ngRock si lancia da un prompt dei comandi dopo averlo scaricato e messo in una cartella. Io ce l'ho in the application, come si chiama? Sì. ngRock. ngRock, se voi scrivete solo ngRock, lui vi stampa le opzioni che ha. Per lanciare ngRock, fatemi aumentare un attimino il font. Per lanciare ngRock, e potete lanciarlo anche quando non c'è un server che gira, come io farò in questo caso, adesso non ho ancora niente che gira sul mio computer, basta scrivere ngRock HTTP, perché voi volete mapparvi su HTTP, e la porta locale del vostro server. Noi sappiamo che Spark pubblica un server sulla porta 4567. Quindi ngRock spazio HTTP spazio 4567. Fosse la porta 8080, ngRock HTTP 8080. Fosse la porta 80, ngRock HTTP 80 e così via. La porta locale del vostro server. Dando invio, vi compare questa cosa qui, la versione, se siamo online, eccetera eccetera, e c'è un'interfaccia web di ngRock che contiene queste informazioni e qualcos'altro sul localhost sulla porta 4000, e poi lui vi dà, vedete qui che vi mappa
localhost 4567 sia sull'indirizzo http://bdbaf734.ngrok.io sia sull'indirizzo https://bd, la stessa cosa. Quello è, diciamo, l'endpoint pubblico del vostro server. Quindi da dovunque, accedendo a quel bdaf734.ngrok.io, troverete quello che state facendo girare sul vostro computer alla porta 4567. Questo indirizzo ci serve per darlo in pasto a API, per dirgli il nostro webhook sarà quell'indirizzo lì. Ogni volta che eseguite ngrok vi dà un indirizzo diverso. Ecco perché lo eseguite adesso. Poi lo lasciamo in esecuzione, non lo tocchiamo più fino alla fine della lezione o fino a che non ci interessa, in modo che non ci cambi l'indirizzo e possiamo fare tutto su API senza problemi. Allora, questo la chiude icona, giusto per... E partiamo da API. Allora, facciamo il login. Sì. Scusa? Così. Il martedì pomeriggio il laboratorio rimane aperto col materiale qui, senza di me. Allora, per velocizzare le cose, io ho già creato un progetto che si chiama Task Manager su API e gli ho già inserito tre tipi di conversazione, che sono i tre tipi di conversazione che ci interessano. Adesso li vediamo come se li dovessi fare. Dammi tutti i task, dammi un singolo task, aggiungi un nuovo task. Le tre cose che dobbiamo fare. Partiamo da dammi tutti i task. Questo l'ho fatto esattamente come qualche settimana fa abbiamo fatto la conversazione sul meteo, nello stesso identico modo, non c'è niente di diverso. Allora, dammi tutti i task, io ho messo qui un po' di frasi che vorrei che l'assistente conversazionale riconoscesse per darmi tutti i task. Quindi, tell me my task, oppure semplicemente task, oppure list my task, oppure please tell me my task, e what are my tasks? Una serie di domande o affermazioni che appunto vorrei che l'assistente conversazionale riconoscesse e mappasse su questa specifica richiesta. Poi, come ricorderete forse dall'altra volta, potete inserirne quante ne volete e API può anche imparare in base alle richieste che gli fate. C'è qui nel menu una voce che si chiama training, in quel training compaiono tutte le richieste testuali che vengono fatte da un'applicazione esterna. Quindi se avete una chat potete scrivere da questa chat e lì compaiono tutte, quindi anche quelle che non vengono riconosciute in quel training potete dirgli questa che non l'hai riconosciuta in realtà apparteneva a chiedi tutti i task, piuttosto che no, era un errore, l'ha riconosciuto in maniera errata e così via. Quindi qui ci sono le frasi che l'utente può scrivere. C'è un'azione che ho chiamato all task, che utilizzeremo come versione breve di questo titolo. Noi a un certo punto vorremmo sapere, no? L'utente scriverà quali sono i miei task, questa richiesta verrà mandata a API, API dirà ok, questa richiesta appartiene all'intent ask for all task e a questo intent è associata l'azione all task, tutto attaccato. Allora la linea da codice è un po' più comodo avere una parola sola che non un intent come ask for all task che è molto lungo, che ha degli spazi eccetera eccetera, è più pratico. Quindi usiamo questa azione. Questa azione, a differenza di quello che capitava col meteo, non ha parametri, non ha niente, e sempre a differenza di quello che capitava col meteo, non ha alcuna risposta. Perché? Perché PII giustamente non può dirci ecco i tuoi compiti, ecco le tue cose da fare, non le sa.
le deve chiedere a qualcun altro, e dove entra in gioco il nostro webhook. Quindi questo è come appare Dammi tutti i task. Prendiamo invece come appare Dammi un singolo task. Quindi non ne voglio tutti, voglio solo il terzo task dell'elenco. La struttura dei task è la stessa dell'altra volta. Un task ha un ID, una descrizione e un'urgenza. In questo caso ignoriamo un attimo il campo urgente e rimaniamo sulla descrizione e sull'ID. Allora, Dammi un singolo task è più simile a quello che capitava col meteo, perché abbiamo due tipi di, possiamo dire, richiesta. Uno è task, oppure qual è il task? Dammi il task. E allora API ci aspettiamo che risponda a quale. Se io ho 5 task, dimmi quale vuoi, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. E poi ci sono una serie di altre voci, tipo questo, il terzo task, o quello subito sotto, per favore dimmi il secondo task, oppure qual è il primo task, eccetera, che invece sono più corretti, sono più precisi e indicano qual è il numero del task che voglio. Quindi voglio il task numero 5, voglio il task numero 1. Però queste sono tutte richieste valide, esattamente come per il meteo. Se voi ricordate, per il meteo chiedevamo qual è il meteo e poi API ci rispondeva, ci chiedeva dove. E noi le dicevamo a Vercelli. E API in maniera stupida in quel caso ci rispondeva a Vercelli ci sarà il sole. Sempre uguale, la parte ci sarà il sole. Invece la parte della città ovviamente cambiava in base alla nostra risposta. Se invece noi gli chiedevamo com'è il meteo a Milano, lui subito ci diceva a Milano ci sarà il sole, perché gli davamo tutte le informazioni che gli servivano per rispondere. Qui è uguale, se gli chiediamo dammi un task, lui ci chiede quale, perché gli manca l'informazione per rispondere. Mentre se gli chiediamo dacci il primo task, lui sa che vuole esattamente il primo task. Questo task, il numero del task, in questo caso l'ho selezionato e lui riconosce che third, second, first sono numeri ordinali. Quindi nella frase si aspetta che ci sia un qualcosa che è un numero ordinale. Se qui inseriamo anche domande del tipo dammi il task numero 5, con 5 il numero, inizia API, inizia a confondersi un pochino perché 5 non è più un numero ordinale e quindi può rischiare di fare un po' di confusione. Quindi per facilità e per linearità rimaniamo sui numeri ordinali. Stessa cosa capita per la frase dopo e per la frase dopo ancora. Anche qui c'è un action che ho chiamato in maniera simile a quella precedente era all tasks e questo si chiama single task, che di nuovo in questo caso lo usiamo come abbreviazione dell'intent generale, che può essere lunga piacere. In questo caso abbiamo dei parametri obbligatori, il numero del task, quindi se appunto, come vi dicevo, noi gli diciamo dammi il task, lui ci risponde quale, which one, quale task. A quel punto uno risponde il secondo, per avere la frase completa. Questo è, appunto, questo indica, ve lo ricordo, che nella frase data dall'utente ci deve per forza, required, essere un qualcosa che viene riconosciuto come ordinale, come numero ordinale. Se non c'è, viene automaticamente indicata una di queste domande a caso, che può essere che sono inserite di nuovo da voi a vostro piacere. Io ne ho inserite due, che sono which one, e potresti per favore dirmi quale task? Tutte varianti di questa domanda. Anche qui non c'è risposta, perché la risposta arriverà dal nostro webhook. Perché di nuovo API non sa quali sono i nostri task. Infine,
l'ultimo intent è quello per aggiungere un nuovo task. Allora, qui ci sono, ho messo 5 possibili frasi per l'aggiunta di nuovo task, che sono: aggiungi, aperte le virgolette, il qualcosa da aggiungere, virgola please, oppure aggiungi, aperte le virgolette, il qualcosa da aggiungere ai miei task, oppure aggiungi, aperte le virgolette, il qualcosa da aggiungere e basta, o ancora aggiungi, aperte le virgolette, qualcosa da aggiungere alla mia lista dei task, e ancora aggiungi, aperte le virgolette, il qualcosa da aggiungere alla mia lista di task. Notate, dopodiché, questi tutte, aperte le virgolette, il qualcosa da aggiungere, sono evidenziati e, comprese le virgolette, sono indicate come un sys-any. Any è un tipo di dato che vuol dire appunto qualunque cosa. Non è detto che sia un numero, non è detto che sia un testo, non è detto che sia una città, è un qualcosa. È importante selezionare anche le virgolette, perché così le virgolette servono da delimitatore di quello che volete far aggiungere alla vostra lista di task. Quindi in questo caso qui aperto, aggiungi by something, virgola please. Se noi non avessimo selezionato le virgolette in questo modo, c'era la possibilità che API riconoscesse come sysAny anche il please, quindi beccando questa terza voce qui, add qualcosa, perché appunto non avevamo il delimitatore. E in più è importante fornire vari esempi, perché se noi per esempio non forniamo questo esempio qui, aggiungi qualcosa per favore, ma forniamo solo l'esempio aggiungi qualcosa, nel momento in cui l'utente scrive aggiungi qualcosa, virgola, per favore, viene inserito nella lista, siccome, come dire, matcha questa frase qui, l'aggiungi qualcosa, nella lista verrà inserito qualcosa, virgola, per favore, come cosa da fare. Quindi è opportuno dare le varie sfumature del linguaggio che prevediamo che vengano supportate. Quindi aggiungi studiare linguaggi traduttori per favore, e lui dovrà aggiungere studiare linguaggi traduttori e mettere il per favore. Se noi non mettessimo quello, appunto, e scrivessimo solo, avessimo solo un esempio qui, aggiungi studiare reti 2 fondamenti, virgola per favore, lui aggiungerebbe studiare reti 2 fondamenti, virgola per favore, nella lista delle cose da fare. Anche qui l'azione ha un nome specifico, new task, esattamente come prima, sempre come abbreviazione rispetto all'intent iniziale, e anche qui ovviamente abbiamo bisogno di un parametro che è obbligatorio, che è richiesto. In questo caso è questo sysAny. Perché? Perché se no io potrei dire solo aggiungi, e lui mi dice che cosa devo aggiungere. Allora, per intercettare quel caso in cui gli dico aggiungi alla mia lista, e lui mi risponde che cosa vuoi che aggiunga alla tua lista, manca l'oggetto da aggiungere, allora questo ci deve essere per forza questo oggetto di tipo any, quindi non è detto che sia un numero, una città, eccetera, mappato tra due virgolette, e se non c'è, lui mi deve chiedere che cosa vuoi che io aggiunga, e alla risposta lui avrà completato la frase e quindi potrà fornirmi l'intera, potrà aggiungere, potrà dirsi soddisfatto, il ciclo potrà chiudersi, diciamo, il ciclo di conversazione potrà chiudersi, e potrà, un software potrà aggiungere il mio task alla mia lista. Anche qui, vedete, non c'è risposta, perché di nuovo, oltre per il fatto che la risposta qui potrebbe essere ok oppure no, perché è un'azione più che una conversazione, aggiungi qualcosa, anche qui non c'è risposta, perché la risposta verrà fornita dal nostro webhook. Allora, questo
sono le tre conversazioni che ci servono, come facciamo ad andare ad aggiungere il webhook? Il webhook si aggiunge dal menu Fulfillment. Che vedete ha un po' di parametri. Il primo è facile, dice se il webhook è attivo o disattivo. Nel nostro caso deve essere attivo, perché sennò non possiamo usarlo. Il secondo parametro, che è l'unico obbligatorio, è la URL a cui il nostro webhook sarà pubblicato. Quindi API manderà un post a quell'indirizzo lì, esattamente a quello. Allora qui bisogna andare a mettere l'indirizzo che ci dà ngrok. Quindi questo, copiamolo tutto. Ok. E a quel punto non gli diamo solo il nome di dominio, ma gli mettiamo anche un endpoint nel nostro server, che io per esempio ho messo tasks, giusto per dire a quell'indirizzo specifico, non nella root, ma a quell'indirizzo specifico risponderà il webhook. Perché? Perché magari nella root avremo un sito web, perché magari avremo anche altri indirizzi all'interno del nostro server, non è detto che avremo solo quello. Quindi lì ci vuole un indirizzo che è riservato unicamente al webhook. In questo caso ho scritto tasks, ma può essere qualunque cosa. Gli altri parametri possono rimanere vuoti. API prevede che il vostro webhook possa avere un'autenticazione di qualche tipo, che possa avere header particolari, tipicamente per l'autenticazione. Nel nostro caso non li abbiamo. Quindi basta l'indirizzo su HTTPS. Una volta scritto l'indirizzo lì, si preme salva e queste informazioni sono memorizzate lato API. Non serve qui in questa schermata far nient'altro. Adesso noi non abbiamo un server, quell'indirizzo potrebbe anche essere un indirizzo inventato per quanto ne sa API. Adesso lui non controlla, non verifica, non lo sa. Lo scoprirà e lo scopriremo anche noi solo nel momento in cui ci sarà un server dall'altra parte che risponde e useremo API. Qui l'unica cosa che lui controlla è che l'indirizzo sia valido, quindi che sia su HTTPS e che non sia del tipo 127.0.0.1 o localhost. Come facciamo a dire ad API quando usare il fulfillment e il webhook e quando no? Lo andiamo a dire nei singoli intent. Perché nei singoli intent? Perché per esempio il default welcome intent, che è quello che risponde ciao quando voi iniziate una conversazione, c'è qualche problema? Dicevo, dove andiamo a dire API quando e dove usare il fulfillment di questo webhook? Lo andiamo a dire in ogni singolo intent in cui ci interessa. Perché per esempio nel welcome intent, che è appunto quello predisposto a rispondere ciao o benvenuto o come va al nostro assistente conversazionale, e in questo caso non ci serve il webhook, in questo caso ci bastano le risposte di testo che API ci fornisce in automatico, o potremmo aggiungerne, ma comunque è tutto fermo lì. Quindi qui non ci serve per esempio il webhook, così come non ci serve il webhook nel default fallback intent, che è l'intent che viene chiamato quando un utente scrive un qualcosa che non è compreso qui, o dei caratteri a caso, oppure come il meteo in questo caso. Lui ci risponde scusa non ho capito. In questi tre invece, aggiungi nuovo task, dammi tutti i task, dammi un singolo task, ci serve specificare che devo utilizzare il webhook che abbiamo appena definito, che abbiamo appena dichiarato. Come lo si fa? Lo si fa in maniera molto semplice. In fondo a questi intent c'è una voce che si chiama fulfillment, che ha due checkbox.
una che dice usa webhook e una che dice usa i webhook per lo slot filling, e nel nostro caso dobbiamo mettere una spunta su usa webhook. Quindi metteremo una spunta usa webhook e premeremo salva per add new task, una spunta su usa webhook per get single task e premeremo salva, e una spunta usa webhook su get all task e premeremo salva. Lo slot filling, giusto perché non è da mettere una spunta qui, lo slot filling è API chiama slot filling il riempire questi parametri obbligatori o riempire questi parametri. Quindi se noi volessimo riempire anche questi parametri attraverso un webhook, dovremmo mettere la spunta usa webhook anche per slot filling. Quello slot filling andrebbe a riempire questa variabile $in in questo caso, o la variabile $ordinal nel caso di dummy singolo task. A noi non interessa, perché questa è un'informazione che dà l'utente, sia il task da aggiungere sia il numero del task da recuperare. E quindi questo è quello che ci serve lato API. Io l'altra cosa che ho fatto e che volevo farvi vedere, giusto per, ho abilitato, per farvi vedere come si fa, l'integrazione con Telegram. Cosa vuol dire abilitato l'integrazione con Telegram? Al di là di aver messo questa spunta su on, oltre alla spunta su on, API si integra direttamente con Telegram, si integra direttamente con una serie di servizi di chat. L'unica cosa che per Telegram ha bisogno è il token che Telegram vi dà. Voi sapete come si crea un bot in Telegram? No. Un bot in Telegram si crea in maniera molto facile: si va sull'applicazione di Telegram o mobile o sul computer, si cerca un utente che si chiama bot father, il padrino dei bot, e gli si dice per favore creami un nuovo bot con un comando. Quando voi aprite bot father, lui vi fa vedere una serie di opzioni: crea un nuovo bot, cancella il bot, eccetera eccetera. Voi crea un nuovo bot, lui vi chiede un nome di questo bot, che questa è la vostra scelta, che è il nome con cui voi conversate, e un username che invece deve essere univoco per il bot e per tutti i bot, e deve finire per bot, o con la B maiuscola o con la B minuscola, non importa, ma deve finire per bot. Lui prende queste due informazioni, il nome e l'ID del bot, e vi restituisce un token, ve lo scrive come messaggio di chat, un token, che per esempio è quella roba lì, è una cosa così. Voi quel token è quello che vi serve per creare una qualunque applicazione che esegua, che implementi quel bot. Quindi se voi passate quel token a API, lui automaticamente crea tutta la parte software per interagire con quel bot. Quindi attivando il bot in questo modo, se voi aprite Telegram e cercate il vostro bot e scrivete aggiungi il task, fai questo, risponde API manda la conversazione al webhook che effettivamente aggiunge il task e vi risponde tutto attraverso il bot. E questo lo fa da solo per Telegram, lo fa da solo per molti dei servizi indicati là. E questo è il modo, questo è un modo di farlo. L'altro modo di farlo, che è quello che, quindi API più webhook più integrazione automatica, l'altro modo di fare, che è quello che vi metterò su GitHub la settimana prossima, se lo riesco a fare, ecco come tempo, è quello di invece gestire tutto lato server vostro. Quindi non webhook, non integrazione su API, ma un bot di Telegram che giri sul vostro PC, sul vostro server, che chieda le informazioni API, vada a chiedere le frasi API ogni singola volta. Quindi quando voi scrivete è il vostro server che prende la frase, la manda API la parsifica e vi risponde, che è un modo alternativo a questo in cui non si usano i webhook.
funzionalmente è la stessa roba, alla fine qualcuno scrive e PII gestisce la conversazione e vi risponde. Un modo di farlo è centralizzato con i PII, come faccio vedere oggi, che è più pratico, più veloce, Un altro modo che è molto più personalizzato, perché voi potete inserire anche pezzi di conversazione che non avete su API, o funzionalità che API non vi fornisce per il bot di Telegram, ma farlo direttamente realizzando un servizio che faccia da bot di Telegram. Io adesso ho un servizio attivo, quindi se qualcuno ha Telegram acceso e cerca, o ha Telegram e cerca un bot che si chiama AmiBot, AmiBot, e a un certo punto, appena faremo qualcosa, no, si chiama AmiBot, non mi ricordo l'ID, adesso lo leggo, e l'ID è A maiuscola, M minuscola, I maiuscola, 2017, underscore bot, e lui si pubblica come AmiBot, ma l'ID è AMI 2017 underscore bot, con la A e la I maiuscola, e beh, ho riciclato un bot che avevo già, per non creare milioni di bot inutilizzati su Telegram. A un certo punto quel bot lì è collegato con i PII, quindi a un certo punto, con questa versione di questa istanza di PII, quindi a un certo punto quello che faremo verrà risposto da quel bot. Quindi adesso vi faccio vedere, mettiamo su YouTube tutte le mie conversazioni Telegram, ma questo qui, AmiBot, è quello che in questo momento è collegato, e il suo si chiama Ami 2017 underscore bot. Questo è lo username, l'ID. Ok, poi questo una volta attivato e adesso è partito, ovviamente adesso se voi scrivete a quel bot non succede niente, perché non probabilmente solo al ciao potrebbe rispondere, perché è una cosa che gestisce PII, ma su tutto il resto ovviamente non risponde, perché non c'è ancora un server dall'altra parte. Quindi questo chiude quello che dobbiamo fare su PII. Ora passiamo a quello che dobbiamo fare a livello di codice. Quindi questo, proviamo che funzioni, intanto, scusate, scriviamo qui tasks. Ecco, lui, vedete che riconosce l'intent giusto, che è ask for all task, riconosce la action giusta, che è ask all task, ovviamente non ha risposta, una risposta perché noi non l'abbiamo definita e dovrebbe darle due book e noi non l'abbiamo ancora. E, però ci fa vedere, per esempio, il JSON di risposta che noi dovremmo produrre. Perché è questo che dobbiamo mandare, questo pieno, dobbiamo mandare ai PII affinché lui riesca a gestire tutta la conversazione. No? Questo è tutto il JSON di risposta. E come vedete non c'è risposta, e ce lo dice perché non c'è risposta, perché dice webhook call failed. Webhook response was empty. Non c'è, il webhook non ha risposto. Il webhook non ha risposto perché il webhook non c'è, non è attivo, non l'abbiamo ancora creato. Quindi è ovvio che non abbia risposto. Nel momento in cui lo creeremo, qui, anche qui, non solo nel nostro bot Telegram ipotetico, ma anche qui, vedremo la risposta che il nostro webhook dà. La risposta testuale che il nostro webhook ha. E questo vale anche per task. No, dammi il mio primo task. E lui riconosce. Lui riconosce che l'intent è per un singolo task e che l'ordinale ha valore 1. E stessa cosa se noi scriviamo aggiungi qualcosa. Lui riconosce che l'intent è aggiungi nuovo task e l'azione nuovo task. E questa cosa da aggiungere è questo something.
che è quello tra virgolette. Anche qui non abbiamo risposta, e anche qui se guardiamo il JSON vedremo che c'è scritto errore, e non riesco a recuperare, non riesco a parlare con webhook. Di nuovo è ovvio perché webhook non c'è, non funziona. Quindi adesso creiamo questo webhook. Quindi abbiamo fatto la parte PII, abbiamo attivato ngrok per parlare col nostro server che si pubblica sulla porta 4567 con sull'indirizzo pubblico, l'abbiamo dato ai PII, adesso facciamo il nostro server. Quindi vedete cosa succede quando su ngrok, quando vengono fatte delle richieste e non c'è nessuno dall'altra parte che risponde. Lui capisce e vede che è arrivata una post a quell'indirizzo slash task, ma dato che non c'è nessuno, niente dietro, dà qualche errore. In questo caso bad gateway. Perché lui cerca di indirizzare le richieste che arrivano su indirizzo pubblico verso il nostro server privato, ma nessuno risponde. E quindi segnala che c'è errore, e allo stesso modo segnala ogni richiesta che viene fatta dall'indirizzo pubblico verso il nostro server, sia quelle con successo sia quelle senza successo. Ok, quindi apriamo il nostro server REST della volta scorsa. Quello resto, quello che abbiamo fatto lunedì scorso. Controlliamo che funzioni. E controlliamo che su localhost 4567 task, per esempio, appunto. Ah sì, certo, e, perché era API versione 1 tasks, ok, quindi funziona, noi partiamo dal nostro server REST, il nostro server REST deve avere indirizzo server 2.4567 slash API slash v1.0 slash tasks per avere tutti i task, tasks slash 1 per avere il primo task e una post su task API versione 1 tasks per aggiungere un nuovo task. Noi adesso quella la possiamo lasciare intatta, quella parte, quello che aggiungiamo è qui, invece di 4567 API versione 1 task aggiungiamo direttamente il nostro webhook che si pubblica su tasks, senza API, senza versione 1. E possiamo anche provare se ngrok funziona, nel senso che io adesso gli metto l'indirizzo di ngrok, quello che mi ha dato, e poi API versione 1.0 versione tasks, e mi aspetto, così com'è, lo stesso risultato che ho quando chiedo il localhost. Adesso ovviamente quello che sto facendo è sto chiedendo l'indirizzo pubblico, una roba che sta girando su VPC, però almeno vediamo che ngrok funziona, fa il suo dovere. E qui vediamo che in effetti ci ha risposto con un 200 ok, quindi la richiesta è effettivamente arrivata a lui e l'ha effettivamente mandata indietro. Ok, quindi noi però adesso vorremmo che ci rispondesse a un altro indirizzo, quindi stoppiamo questo e creiamo una nuova qui sotto, per esempio, creiamo il nostro webhook. Adesso ingrandisco un po'.
Ok, noi per praticità lo facciamo in questo stesso server, potrebbe essere un nuovo progetto fatto con Spark, o fatto con Struts, o fatto con quello che volete, l'importante è che risponda a una post a un indirizzo che gli date voi, in un certo modo. Allora, quindi abbiamo detto che noi vogliamo una post all'indirizzo tasks, e poi fatemelo copiare, questo pezzo, e dovrà gestire una request e una response. E mettiamoci un return vuoto giusto per togliere gli errori. Ecco, noi quello che vogliamo è questo, che all'indirizzo slash tasks, nome del server slash task, risponda qualcosa di furbo, possibilmente non una stringa vuota, ma qualcosa di furbo. Allora, prima di scrivere codice dobbiamo, o meglio ci conviene, aggiungere l'SDK di API al nostro progetto. Perché ci conviene aggiungerlo? Perché voi ricorderete da 10 minuti fa che API manda una richiesta in formato JSON che noi dobbiamo leggere, perché dobbiamo capire se stiamo parlando della richiesta tutti task o della richiesta singolo task o della richiesta aggiungi un nuovo task. Quindi noi dobbiamo leggere la richiesta che ci arriva in JSON da API nel suo formato, fare delle cose e fornire una risposta nel suo formato. Quindi noi potremmo, due scelte, noi potremmo, uno, crearci una classe Java che mappi esattamente tutti i due JSON di API, quello che riceviamo come richiesta e quello che dobbiamo fornire come risposta. Potremmo fare una classe, poi passarla a JSON come l'altra volta, e lui compila il JSON a partire da questa classe, da questa istanza di classe riempita. Oppure API ci fa la grossa cortesia dell'SDK in Java, in cui queste classi già esistono, sono già scritte, e tra l'altro usa anche JSON al suo interno. Quindi è già tutto fatto. Quindi noi installiamo, scarichiamo come dipendenza l'SDK di Java di API in modo da avere questi modelli di richieste e di risposta del JSON da e per API già fatti. Quindi noi utilizziamo le classi che già ci danno senza dover andare a creare niente di nuovo. E in più, ovviamente, questo ha come rovescio della medaglia che ci portiamo dietro tutta anche un'altra serie di classi, di modelli e di quant'altro che noi in questo momento non ci servono per gestire altri tipi di conversazione, di interazione con API, però, come dire, non abbiamo questi grossi problemi di spazio e di dipendenze. Quindi aggiungiamo una dipendenza nel build.gradle, come abbiamo fatto l'altra volta. Allora, voi, se prendete quell'altra volta, dovreste avere il JDBC per SQLite, Spark come web server, e SLF4J, che era opzionale per Spark per il log, e JSON per la gestione del JSON, la trasformazione del JSON da e verso Java. Quindi qui andiamo ad aggiungere una riga, esattamente come quelle precedenti, compile. Come l'altra volta, tre parametri, tre ID. Il primo è api.ai, il primo è ai.api, poi due punti, il secondo è libai e basta, e il terzo è la versione attuale è la 1.4.8. Allora, salvando su IntelliJ, lui dovrebbe scaricare
questa libreria e renderla a disposizione del vostro software. Quindi, lo ripeto, compile, primo parametro ai.api, il nome della libreria è libai e la versione è 1.4.8. Poi fatemi anche aggiungere, questo non è strettamente necessario, ma ve lo troverete nell'esempio. Questa ultima cosa che ho aggiunto è una stupidaggine. E che cosa fa secondo voi? Mette a disposizione le emoji dal vostro software. Quindi se per esempio gli dite dammi il task numero 10 e voi non l'avete il task numero 10, avete solo il task da 1 a 5, lui risponderà spiacente non posso darvelo e metterà la faccettina triste. È una roba assolutamente inutile per il nostro scopo, però in una chat tipo su Telegram è carino che anche lui possa usare le emoji. E lui, questo pacchetto Java gestisce la maggior parte di emoji Unicode e permette sia appunto di scriverle sia a partire da un emoji ottenere il codice Unicode corrispondente e viceversa. Fa tante tante cose. Noi lo usiamo solo per inserire una faccina triste nel formato giusto. Quindi, ma quella veramente essenziale è la penultima riga. AI.api, libai, libai, versione 1.4.8. L'altro è una... è assolutamente non necessario. Allora... torniamo nel nostro codice. Qui dentro. Allora, qui dentro noi cosa dobbiamo fare? E dovremmo prendere la richiesta da API, leggerla per capire se si tratta di tutti i task, singolo task oppure aggiungi nuovo task e fare quello che ci serve. Quindi nel caso di tutti i task andare a leggere dal DB l'elenco dei task e restituirli, nel caso di singolo task andare a leggere dal DB singolo task e restituirlo, nel caso di aggiungi un nuovo task aggiungere una tupla nel DB e rispondere fatto o qualcosa del genere. Allora questo facciamolo in un metodo a parte fuori dal post, visto che sarà un if con tre voci. Questo metodo chiamiamolo doBook, giusto per non mettere tutto qua dentro e per separare un pochino le cose. E quindi questo era un main una volta. Ok, quindi qua facciamo un metodo che si chiama private void static, perché se no non posso chiamarlo dal main, void doBook. In quel momento lo lasciamo vuoto, ma poi adesso lo riempiremo. Questo doBook deve prendere sicuramente la richiesta che arriva alla post, al nostro server, e noi sappiamo che la richiesta è contenuta in questo oggetto che si chiama request. A noi non interessa tutta la richiesta, a noi interessa il body della richiesta, il JSON che arriva nella richiesta HTTP da API che contiene le informazioni che ci servono per agire.
l'input praticamente, e poi dovrebbe restituire un output. Fatemelo passare come parametro questo output, invece che fargli fare un return, ma è equivalente nel nostro caso. Allora, noi dobbiamo innanzitutto creare questa variabile output. Questa variabile output deve essere quella che noi poi restituiamo a API. Quindi deve contenere il JSON esattamente come piace a API. Cioè noi qui scriveremo return output. Quindi output conterrà davvero dentro la classe che poi parsificata in JSON sarà il JSON che piace API, che vuole API. Questo abbiamo importato apposta l'SDK di API per avere queste classi a disposizione. Questa classe si chiama fulfillment, come si chiama nell'interfaccia web, è esattamente uguale. Quindi fulfillment output uguale new fulfillment. Quindi lo istanziamo, poi lo passiamo qui e lui lo riempirà con le informazioni che ci servono, con le informazioni extra che ci servono, le informazioni di default di API, non so, l'ID della conversazione e quant'altro, le abbiamo già dalla richiesta, e poi la restituiremo in output. La restituiremo in output come JSON, quindi come l'altra volta scriviamo JSON, due punti, to JSON. Vi ricordo che questo JSON, due punti, to JSON, prende l'oggetto che c'è nel return e lo converte in JSON. In questo caso quindi abbiamo un oggetto Java che si chiama output, il JSON to JSON ne crea la versione testuale in JSON e lo manda come risposta all'HTTP POST. In realtà dobbiamo fare una cosina in più, che è quella di definire un JSON diverso. E chiamiamolo AI JSON, e adesso vi spiego perché. Allora, perché ho dovuto fare questo? Cosa ho fatto prima di tutto? Prima di tutto non ho usato la variabile JSON che già avevamo definito prima. L'ho chiamata diversamente. Se noi non avessimo la parte di server prima, potevo continuare a chiamarla JSON come variabile. È giusto il nome diverso per non fare clashing. Di nomi. Che cosa ci serve? Cosa cambia? Prima noi prendevamo il JSON, quello che ci forniva la libreria così com'è, che è capace a gestire tutta una serie di conversioni da Java a JSON e viceversa. API definisce i suoi modelli Java, che vanno convertiti in JSON. Ma non fa solo quello, lui fornisce anche una JSON Factory, che è questa qui, JSON Factory.getDefaultFactory getJSON, che ci permette, che come dire, è un'estensione di JSON cablata sui suoi modelli. Senza quella, JSON ci dà un errore a un certo punto e ci dice: non sono capace a gestire questi tipi di dato particolari che uso dentro l'SDK e convertirli in JSON. Perché non sono capace, nessuno mi ha detto come trasformare questa classe strana in una stringa, in un oggetto, in una lista JSON. C'è qualcuno che me lo deve dire, e questo qualcuno che me lo deve dire è la libreria di API. Quindi API ha questa estensione, diciamo, di JSON, che al suo interno ha tutte queste informazioni su come trasformare queste classi custom realizzate da API nel JSON testuale. Quindi noi non usiamo il JSON fornito ufficialmente da JSON, ma usiamo la versione estesa che c'è dentro la libreria di API. In questo momento, che fa tutte le cose della versione di base più tutto quello che serve per API. Quindi noi usiamo quello per convertire in JSON. E l'altra cosa che facciamo è questo request body e il body direttamente in JSON, al nostro webhook passiamo direttamente all'oggetto Java che ci interessa.
come abbiamo fatto, come abbiamo fatto l'altra volta, come trasformiamo questo JSON nell'oggetto body in un oggetto Java che ci interessa, sempre attraverso JSON, in questo caso questo nuovo ai.json, punto from JSON request body, quindi dal JSON request body convertimelo in classi Java. Come forse ricorderete dall'altra volta, questo from JSON vuole due parametri: uno è il JSON testuale da rendere in classe Java e l'altro è, diciamo, il capostipite della classe Java da compilare, da riempire. Quindi lui prende il JSON che c'è in questo request.body e lo traduce secondo una certa classe Java. L'altra volta l'abbiamo fatto con map, perché ci bastava la classe Java map per tutto quello che ci serviva per il REST. Questa volta non ci basta una mappa, perché abbiamo un formato specifico di API e dobbiamo usare la classe che si chiama iResponse.class. iResponse è una di quelle classi fornite da API. E adesso questo ci dà errore perché ovviamente in webhook non abbiamo i parametri giusti. Quindi qui mettiamo iResponse, iResponse input e fulfillment output. Voglio solo farvi una precisazione. Io una semplificazione che ho fatto. Questo iResponse è una classe di API, correttissimo. Non rappresenta esattamente il JSON che riceviamo da API. Il JSON che riceviamo da API in questa post è tutto quello che c'è dentro iResponse più un altro pezzo che si chiama original request, contiene la richiesta originale, molto più corto della parte iniziale. Per quello che ci serve a noi qui per gestire quella conversazione, questo pezzo in questo momento è inutile, quindi ci basta la parte iniziale, che è quella un po' più grossa, di iResponse. Se noi volessimo fare i precisi, avremmo dovuto creare una classe all'interno del nostro server che estende iResponse e aggiunge questo pezzettino di original request. Di nuovo, a noi ci basta ed è sufficiente iResponse, quindi non creiamo una nuova classe per una cosa che tanto non usiamo nel nostro codice. Giusto per parlare di cose, così rimane anche nel video. E nella documentazione fulfillment webhook allora questa è la richiesta che PII ci manda, il post ha un indirizzo, tutto questo fino qui è la nostra iResponse. Questa parte qui sotto è l'original request, la parte che in questo momento noi ignoriamo. Perché? Perché qui dentro abbiamo, per esempio, la frase e abbiamo, per esempio, i parametri e abbiamo la action da qualche parte qua. Quindi abbiamo le informazioni che ci servono per discriminare tra le nostre tre tipi di conversazione. Quindi per semplicità e velocità non estendiamo quella classe. A questo punto, qui dentro possiamo dare la risposta al nostro webhook. Quindi, prima di tutto,
creiamo una variabile che sia il nostro task DAO, perché noi a un certo punto dobbiamo parlare col database, quindi creiamo il nostro task DAO, istanziamo il nostro task DAO, come abbiamo fatto l'altra volta. Poi creiamo anche una stringa vuota che conterrà il testo della nostra risposta. E noi a un certo punto, dammi tutti i task, risponderemo eccoli. Quindi abbiamo bisogno di una risposta testuale da dare. A questo punto, dobbiamo capire, scegliere, in base alla richiesta, quale risposta dare, cosa fare. Prendere tutti i task, prendere il singolo task e aggiungere un nuovo task. Partiamo da prendere tutti i task. Così. Allora, se questa informazione ce l'abbiamo in input, in questa classe iResponse. In input dobbiamo prendere un getResult e un getAction. Io vi ho detto, ho creato questa action qui, whole task, come abbreviazione dell'intent, e ogni intent ha una action diversa. Quindi andiamo a prendere questa action qui. Questa action qui dentro il nostro input e dentro result, e poi c'è una variabile che si chiama action. A questo punto confrontiamolo con all tasks. Quindi se l'azione che ci arriva dai PII è tutti task, dobbiamo restituire l'elenco dei vari task. Poi avremo un else if che dice se l'azione che arriva da PII è single task, restituiamo il singolo task, prendiamo il parametro, restituiamo il singolo task, e se l'azione che arriva da PII è add task, aggiungiamo il nuovo task, che prendiamo il parametro che è il task da aggiungere e aggiungiamolo. Allora, qui tutti i task cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, come abbiamo fatto l'altra volta, prendere tutti i task dal database. Quindi una lista di task che chiamiamo all tasks, e che su da task DAO fa un get all task. Esattamente come abbiamo fatto l'altra volta per il server REST. E a questo punto abbiamo tutti i task, prepariamo la risposta per mandarla. E abbiamo finito. Quindi la risposta sarà in text e ci scriviamo, per esempio, i tuoi task sono a capo. E qui magari vorremmo metterci tutti i task uno sotto l'altro a capo, non un'unica frase. Quindi cicliamo su quella lista, si chiama all task, e text diventerà uguale a text.concat. Noi abbiamo un task nel suo formato, come dire, istanza Java, dobbiamo estrarre le informazioni da questo task che ci servono, e noi magari vorremmo scrivere ecco i tuoi task, 1 punto la descrizione a capo, 2 punto la descrizione a capo, 3 punto compra il latte a capo, 4 punto eccetera eccetera. Quindi task.get getid più, per esempio, il punto più t.getDescription più la capo.
È chiaro perché ho fatto text uguale text.concat e non text.concat e basta. Rifaccio la domanda, se io tolgo questo, perché ho messo questo pezzo in più? Non bastava mettere text.concat? Perché la stringa è immutabile in Java e quindi non si può modificare. Ritorna alla versione concatenata, quindi tutte le volte. Ok, a questo punto mettiamoci fuori dal nostro if in questo momento, anche perché così ricicliamo il codice per la volta per il pezzo dopo e prepariamo l'output. Quindi diamo indietro questo text. Mettiamo questo text nella struttura del fulfillment che ci serve. Quindi devo metterlo in due posti dentro output. Uno è nella variabile nella chiave che si chiama speech e nell'altra nella chiave che si chiama display text. Sono due, speech e quello, se non ricordo male, è, come dire, che viene utilizzato per essere visto dalla chat, però sono entrambi obbligatori. In genere sono proprio identici anche come contenuto. Quindi output.set speech, e ci mettiamo la nostra variabile text, e output.set display text, e ci mettiamo di nuovo text. Allora, a questo punto, se abbiamo fatto tutto per bene, eseguendo questo, e provandolo da qui o da Telegram, in questo caso non cambia niente, se noi gli diciamo tasks, non si vede niente. Ok, era andato in timeout, ci aveva messo un po' troppo tempo. Se voi scrivete tasks, vedete la risposta adesso è piena, non è più quella di prima. E i tasks sono gli stessi 6 a parte l'ultimo, gli stessi, i primi 5 sono dell'altra volta, e il sesto è rimasto dalla prova che ho fatto sul DB, che abbiamo fatto l'altra volta sul DB quando abbiamo aggiunto un task. Ma una curiosità, che non ricordo più, aggiungendo le dipendenze le scaricavo automaticamente? Sì. Le scarica automaticamente appena fai salva del build Gradle, prima della compilazione. Se non avessi così, bisogna dirglielo di farlo. E se non avvenisse automaticamente, questa è una bellissima domanda. In teoria build module o rebuild module, cliccando sul nome del progetto, e dovrebbe scaricarle. Ok, quindi no, vedete che nel JSON, che qua non vedete, vi faccio vedere che nel JSON qui vedete che nel fulfillment, che è la variabile che noi andiamo a riempire, perché la parte dell'output l'abbiamo chiamata, si chiama fulfillment, c'è in effetti sia in speech che in display text il testo che abbiamo aggiunto noi. Ora facciamo la stessa cosa per un singolo task. Quindi chiudiamo questo. Allora, qui a questo punto è else if input.getResult.getAction.equals, in questo caso ignore case, e si chiama single task.
la action del, non dell'ask for all task, ma la action del ask for single task si chiama single task. Quindi qui come prima dobbiamo recuperare dal task DAO il singolo task. Quale singolo task? Task DAO vuole un ID intero. Allora, noi, se ricordiamo come abbiamo compilato API, sappiamo che qui c'è un cardinale, third, second, first, che in automatico quando arriva la richiesta viene messo in un parametro che si chiama ordinal e il suo valore è il valore numerico, quindi non è second, non è first, non è primo, non è secondo, non è terzo, ma è esattamente il numero. Quindi noi quel numero intero ci serve per fare la query nel database. Quindi da input, sempre da getResult, abbiamo una serie di metodi: getComplexParameter, getDateParameter, getFloatParameter, getStringParameter, ma c'è anche un getIntParameter. E quale? Quello che si chiama ordinal. Ok, così dalla risposta noi andiamo a prendere esattamente questo valore qui, 2. Ordinal 2 o ordinal 3 o qualunque cosa sia, dalla risposta avremo input getResult, getIntParameter, il nome della, diciamo, dell'oggetto, della variabile che contiene quel parametro, in questo caso ordinal. E notate che questo ordinal qui è lo stesso ordinal qui, in questa tabella. Quindi se questo si chiamasse diverso, anche questo parametro si chiamerebbe diverso, perché è il parametro obbligatorio da riempire. In questo caso obbligatorio, ma in generale da riempire. Ovviamente questo ci dà un intero che noi dobbiamo memorizzare da qualche parte e poi passare alla nostra query. Quindi questo qua farà sul database una query in cui andrà a selezionare il task che ha ID uguale al numero. Allora, qui poi possono capitare due cose. La prima è che ci sia e quindi ci restituisca il task vero e proprio. La seconda è che nel database non ci sia quel task, o perché il database è vuoto, o perché il database ha 5 task e noi gli abbiamo chiesto il task numero 300 e quindi non c'è. Quindi controlliamo che T sia diverso da null, che il nostro task che abbiamo restituito. Se è diverso da null vuol dire che c'è il task nel database, che lo abbiamo recuperato, quindi ha una description e quant'altro, e quindi possiamo metterlo nella nostra variabile text di cui prima. E per esempio potremmo scrivere il task numero id e a questo punto task.getDescription. Quindi possiamo restituire il task così com'è. E possiamo dire il task numero X, giusto per dare anche all'utente, a chi ha scritto, la certezza che io ho chiesto il task 5 e tu mi stai rispondendo col task 5. Una certezza in più che sia davvero così. Altrimenti, se il task è nullo, possiamo rispondere un qualcosa del tipo mi spiace, non posso trovare il task per esempio 5. E
E qui possiamo mettere il, la faccina triste. Quindi, visto che l'abbiamo importato, e la faccina triste ha una classe che si chiama Emoji Parser. E dobbiamo passare, c'è un metodo che si chiama parse to Unicode. Allora, in Telegram e negli altri servizi le faccine sono espresse in Unicode. Quindi o voi conoscete il codice Unicode di ogni singolo emoji, o voi vi stampate una tabella di 12 pagine con tutti i simboli appropriati e riuscite a farli passare come testo correttamente qui, oppure questo è un metodo che si chiama parse to Unicode, che dà una serie di nomi abbastanza comuni, tipo simple smile, eccetera, eccetera, automaticamente converte il nome, la variabile, in un codice Unicode appropriato e lo passa al servizio. Quindi noi, per esempio, la faccina triste si chiama due punti, e la devo leggere, slightly frowning, due punti. Se voi guardate la documentazione della dipendenza delle emoji, su GitHub c'è una tabella con tutti i disegnini delle faccine e tutti i shortcut a parole di questa faccina. Ok, a questo punto dobbiamo, come abbiamo fatto prima, quindi non lo rifacciamo più, e inserire il text nella variabile speech e nella variabile setDisplay. Quindi, se noi salviamo e riproviamo, e andiamo qui, allora, se di nuovo chiediamo tasks, lui ci dà timeout. Se noi richiediamo tasks, ok. Allora, se noi richiediamo tasks, lui ci risponde esattamente come prima. Se noi chiediamo, ce ne sono 6, quindi chiediamo per esempio third task, e dice il task numero 3 è due punti la descrizione del task, esattamente quello che ci aspettiamo. Vediamo cosa succede se noi chiediamo il nono task, che non si scrive così, scusate, il dodicesimo, se noi chiediamo il task numero 7, lui mi dice sorry, non posso trovare il task faccina triste, che è quella lì che abbiamo messo nel codice. Prima non andava perché non riusciva a convertire il parametro ordinale in un numero e quindi di conseguenza non trovava la risposta, ed è una cosa che si può gestire ovviamente dato codice, perché noi prendiamo un intero, se non c'è un intero dobbiamo gestire anche quello. Ok, l'ultima cosa che ci manca è aggiungere un nuovo task. Quindi, come prima, input getResult, getAction, equals, e un nuovo task che si chiama newTask. L'azione su API. Mi sembra. Ok, l'azione si chiama nuovo task, newTask, con la T maiuscola, quindi, ok. Qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo di nuovo prendere il parametro, stavolta come stringa, perché ci aspettiamo un qualcosa tra virgolette, ci aspettiamo una stringa, o comunque anche fosse un numero, noi dobbiamo memorizzarlo come stringa, come description del task,
e a quel punto possiamo restituire, per esempio, fatto. Oppure se l'inserimento non andasse a buon fine, potremmo restituire un altro un messaggio di errore, di mi spiace, non sono riuscito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, task DAO punto add task, usando i metodi che abbiamo sempre creato per l'altra volta, e qui dobbiamo passare due parametri, la description e urgent. Io vi ho detto che urgent in questo momento lo lasciamo perdere per questa parte conversazionale, quindi lo passeremo urgent uguale a 0 e non c'è problema. E come description dobbiamo prenderla di nuovo come prima da input get result get string parameter stavolta. Quindi input punto get result punto get string parameter. E questo parametro come si chiama? Come si chiama questo parametro di add new task? Any, preso da qua. E a questo punto possiamo per esempio scrivere text uguale fatto. Allora, rieseguiamo questo. E riproviamo qui. Allora, di nuovo, se chiediamo task, se abbiamo l'elenco di tutti i task, se chiediamo il primo task, abbiamo il task numero 1 è, se scriviamo così, se scriviamo, notate che se noi scriviamo anche così, il dodicesimo task, quindi il numero, lui riesce comunque a funzionare. In questo caso non c'è un task numero 12. E aggiungi stare tranquilli durante la lezione, please. Messaggio subliminale. Quindi noi abbiamo scritto quello, lui ci ha risposto done. Noi possiamo già vedere che il parametro l'ha preso correttamente, e be quiet during the lecture. Non ha preso il please, per esempio, non ha preso le virgolette, quindi è esattamente quello che volevamo. E adesso noi proviamo a prendere di nuovo tutti i task e vediamo che c'è un task numero 7 che appunto è be quiet during the lecture, e noi possiamo a quel punto prenderlo e anche come singolo task, eccetera eccetera. Se noi adesso proviamo da Telegram, qualcuno ha Telegram? Provi da Telegram a scrivere qualcosa. Qualcuno ha Telegram sotto mano? Non trovi la botta? Allora, qualcuno sta provando a scrivere su Telegram? E? Sì, no, beh, ciao, sono contento che risponda a tipo task, chiedi, oppure aggiungi... Funziona. Ecco, e ve l'ho anche fatto fare, oltre per... perché così vi volevo far vedere questo training. Questi qui... questa tabella in training sono le richieste che avete mandato voi, più alcune richieste vecchie. Le richieste che mandate qui non si vedono in training, quindi per esempio questi welcome e Telegram, quando parte un bot manda un comando che è barra start, e lui lo interpreta come welcome e lo interpreta come ciao, in questo caso è PII, come se scriveste ciao, sempre. E se voi... lo aprite,
potete, vedete, prendiamone una che ha riconosciuto hi, vi dice qual è l'intent che ha riconosciuto e qual è la risposta che ha dato. Se non riconoscesse qualcosa, per esempio in questo caso 2, ma avrebbe dovuto, voi potreste assegnargli l'intent giusto. In questo modo, la prossima volta che qualcuno scrive 2, adesso non assegniamolo perché è sbagliato, ma se quella fosse stata una frase giusta, dammi tutti i task, e lui non l'avesse riconosciuto, si poteva assegnare l'intent corretto, e chiedi tutti i task, e a quel punto, la prossima volta che vedeva una frase simile, non identica, identica sicuramente, ma anche simile, lui sapeva rispondere riconoscendo l'intent giusto e nel modo giusto. Notate anche che se io chiedo qual è il mio task, lui mi chiede quale task, questo pezzo di conversazione non viene mandato al vostro webhook, perché non è una conversazione completa, manca un pezzo, manca l'informazione, il numero del task. Questo rimane gestito interamente dai API e non arriva al vostro server. Quindi se io spegnessi il server e facessi questa domanda, lui continua a funzionare. Ovviamente appena gli dico il primo, lui cerca di contattare il webhook con tutte le informazioni che servono. Ok, tutto questo, come vi dicevo, è su Telegram, è su GitHub, in un repository che voi potete scaricare. Io adesso ve lo rendo pubblico, così è già linkato anche da DIR. E visto che mancano solo 10 minuti, possiamo chiudere qui. Domani facciamo un po' di integrazione, portiamo il materiale, porto giù tutto il materiale che abbiamo con un comodo carrello e proviamo a fare un po' di integrazione con le Philips Hue. Quindi proviamo proprio ad accendere un paio di Philips Hue e vedere come associarle al lab, eccetera eccetera. Ok, per oggi è tutto, ci vediamo domani. Se avete domande abbiamo ancora 10 minuti. Fammi stoppare.